Giorno fuori dal tempo è il culmine dell'anno del calendario delle 13 lune, che ha origine dalla scienza del tempo, dei Maya. Cade il 25 luglio di ogni anno nel calendario gregoriano, quindi il 24 è l'ultimo giorno dell'anno e il 26 è il primo giorno del nuovo anno. Ci sono 13 cicli lunari di 28 giorni che si sommano a 364 e il giorno fuori dal tempo allinea questo al nostro anno di 365 giorni. Questo giorno era considerato un giorno magico e potente, e coloro che nascevano il 25 erano considerati maghi. È un giorno di celebrazione della nostra sacra connessione con Madre Terra e con la natura. Lo vedo come un momento di valutazione, un momento di rilascio o di lasciare andare tutto ciò che non ci aiuta più nel nostro percorso sacro. Fare questo proprio prima del nuovo anno è importante, però. Questo deve essere un giorno di gratitudine, sì, per tutto ciò che pensavamo fosse meraviglioso, ma anche per ciò che pensavamo non lo fosse. Perché tutte queste belle lezioni ci hanno fatto progredire nel nostro cammino verso diventare il nuovo essere umano. Il 25 è un portale verso un luogo dove tutto e nulla esistono contemporaneamente. Questo è il luogo dove si trovano infinite possibilità, ed è il luogo divino della creazione, dove puoi piantare i semi della trasformazione nel nuovo te stesso, nella tua nuova vita. Lo scrittore José Argüelles è stato responsabile dell'introduzione del mondo al calendario Maya e al giorno fuori dal tempo. Questo è ciò che ha scritto. La nostra mente è parte della mente universale. Ogni mente è collegata a ogni altra mente. E ogni mente, ovunque si trovi, è collegata all'intero cosmo. Questo è il giorno in cui possiamo realizzare che siamo tutti uno con tutto, con tutti gli esseri umani, tutti gli animali, gli uccelli, gli alberi, le rocce, assolutamente tutto, dove ci allineiamo e siamo uno con il nostro ambiente multidimensionale. Facendo questo, riconosciamo la nostra sacralità e la sacralità di tutto ciò che è, e le porte iniziano ad aprirsi verso nuove possibilità. Ci connettiamo con l'amore, con la pace interiore, con la felicità e la pura gratitudine. Entriamo nel nostro potere come esseri infiniti. Quindi, apriamoci, espandiamoci e celebriamo chi siamo veramente. Se vuoi aprirti al potere della manifestazione della legge di attrazione, ti lascio il link qui sotto del corso intensivo di Lorenzo Grandi, Legge di attrazione Top Secret. Troverai anche diverse risorse totalmente gratuite per prepararti al meglio a questo nuovo inizio. Il link è sia in descrizione che nei commenti. Concludendo, desidero invitarvi a un momento di meditazione in cui utilizzeremo affermazioni per indirizzare le nostre intenzioni verso l'universo per questo nuovo anno. Visualizziamo queste intenzioni come semi luminosi che piantiamo nell'universo, pronti a germogliare e a portare frutti abbondanti nel nuovo anno. Sentiamo la sacralità di questo momento e la nostra connessione con tutto ciò che esiste. Che queste affermazioni vi accompagnino, guidandovi verso un futuro di amore, pace e gratitudine. Troviamo un luogo tranquillo, chiudiamo gli occhi e respiriamo profondamente. Mentre ci immergiamo in questo spazio di pace e connessione, ripetiamo insieme queste affermazioni. Sono grato per tutte le esperienze che mi hanno condotto fino a questo momento. Lascio andare tutto ciò che non mi serve più e abbraccio il nuovo con gioia e apertura. Sono un essere infinito, connesso a tutto ciò che è. Il mio cuore è aperto all'amore, alla pace interiore e alla felicità pura. Scelgo di camminare nel mio potere, creando una vita piena di possibilità infinite. Sono aperto a ricevere abbondanza e prosperità in tutte le forme. Ogni giorno scelgo di vivere con consapevolezza, gratitudine e amore. Ora, ripetiamo. Sono grato per tutte le esperienze che mi hanno condotto fino a questo momento. Lascio andare tutto ciò che non mi serve più e abbraccio il nuovo con gioia e apertura. Sono un essere infinito, connesso a tutto ciò che è. Il mio cuore è aperto all'amore, alla pace interiore e alla felicità pura. Scelgo di camminare nel mio potere, creando una vita piena di possibilità infinite. Sono aperto a ricevere abbondanza e prosperità in tutte le forme. Ogni giorno scelgo di vivere con consapevolezza, gratitudine e amore. Grazie, Universo.
Ora, vi invito a prendervi un momento per visualizzare tutte le vostre intenzioni e desideri per il prossimo anno.